La quinta e centrale delle 9 sezioni delle città invisibili di Italo Calvino si apre con la descrizione della città di Ottavia. È una città veramente particolare perché ricorda la forma della tela di un ragno. Eccola a voi. Se volete credermi, bene. Ora dirò come è fatta Ottavia, città ragnatela. C'è un precipizio in mezzo a due montagne scoscese. La città è sul vuoto, legata alle due creste con funi e catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli intervalli o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c'è niente per centinaia e centinaia di metri. Qualche nuvola scorre, si intravede più in basso il fondo del burrone. Questa è la base della città, una rete che serve da passaggio e da sostegno. Tutto il resto, invece di elevarsi sopra, sta appeso sotto. Scale di corda, amache, case fatte a sacco, attaccapanni, terrazzi come navicelle, otri d'acqua, becchi del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezi, anelli per i giochi, teleferiche, lampadari, vasi con piante dal fogliame pendulo. Sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non regge. A prima vista ci fa paura vivere in una città ragnatela come quella di Ottavia. Potremmo pensare che è certo una città sottile, leggera, quasi impalpabile, ma è una città pericolosa perché, come dice a un certo punto il testo, è sospesa sul vuoto. Si affaccia sul nulla. Tuttavia vale esattamente l'opposto per il narratore, che alla fine ci dice che la vita degli abitanti di Ottavia, pur sospesa sull'abisso, è meno incerta che in tante altre città. Per quale motivo? La spiegazione è contenuta nell'ultima frase della descrizione, che è questa: perché sanno che più di tanto la rete non regge. Il segreto della felicità degli abitanti di Ottavia sta nella conoscenza, o meglio, nella conoscenza dei propri limiti e dei limiti della città in cui vivono. Sanno che è una città leggera, fragile, molto sottile, sospesa sul vuoto, e dunque non la appesantiscono inutilmente, non la forzano, la rispettano, rispettano la sua natura. Forse questo racconto di Italo Calvino ci può essere molto utile ai giorni nostri, nei quali spesso appesantiamo la nostra esistenza con tante, tantissime cose inutili, con tante perdite di tempo. Dovremmo essere forse sottili, leggeri, semplici, come lo è la città di Ottavia. Certo, sappiamo che la nostra vita, come questa città, è sospesa sul vuoto. Calvino dice forse sul nulla, ma la consapevolezza di questa cosa, la consapevolezza dei limiti della nostra vita, dovrebbe diventare il nostro punto di forza. Cerchiamo dunque di essere sottili, leggeri, sospesi, come lo era questa città di Ottavia, che però purtroppo esiste soltanto nella fantasia di Italo Calvino. Grazie a tutti per l'attenzione. E ci rivediamo fra qualche giorno per la nostra prossima tappa nella visita del mondo delle città invisibili di Italo Calvino. A presto!